Comunali 2023, Giuseppe Conte, la replica alle accuse di Schlein. Tutti i politici stanno commentando le elezioni comunali 2023, con i ballottaggi e i primi turni delle amministrative in Sicilia e in Sardegna. Alla luce dello scarsissimo successo ottenuto dal centro-sinistra e dal Movimento 5 Stelle, Elly Schlein è stata tra le prime a prendere la parola. La Schlein ha riconosciuto il fallimento, attribuendone la causa anche allo stesso M5S, che ha rifiutato di stringere un accordo con il Partito Democratico, formando quindi una sorta di intesa. Durante una conferenza stampa, Giuseppe Conte ha replicato alle accuse della Schlein ed ha anche detto il suo punto di vista su quanto è successo. Conte ha dichiarato che il suo partito è disposto a parlare di progetti e di esigenze territoriali con il PD, ma non è detto che poi ne scaturisca un'alleanza. Inoltre, il politico ha aggiunto di non ritenere che sia questo il modo per sconfiggere Giorgia Meloni e la destra. Secondo lui i campi larghi non sono il modo giusto. Il leader del Movimento 5 Stelle ha anche sottolineato che non bisogna annacquare i progetti dei rispettivi partiti e nemmeno modificarli per andare incontro alle esigenze dell'altro. Dunque, per quanto favorevole ad una collaborazione, Conte non ritiene che la soluzione sia davvero questa. Comunali 2023, l'analisi di Giuseppe Conte sui risultati. Giuseppe Conte, poi, nel corso della conferenza stampa ha voluto analizzare dal suo punto di vista l'esito delle amministrative. Conte ha dichiarato che il vento a favore delle destre c'è ancora, perché bisogna offrire idee alternative che possano essere ugualmente apprezzate. Il leader M5S ha aggiunto che bisogna evidenziare che i vari partiti di destra hanno delle spaccature in merito alle loro idee. Ma poi al momento delle elezioni si presentano uniti, anche quando al primo turno erano separati. Conte ha evidenziato che il contesto di scarsa partecipazione democratica e di scarsa affluenza ha favorito i partiti che poi alla fine hanno vinto. Secondo lui nel centro-destra ricominceranno le consuete liti subito dopo la vittoria alle elezioni. Giuseppe Conte ha spiegato che il Movimento 5 Stelle non ha mai riscosso un enorme successo per quanto riguarda le realtà territoriali. Quindi bisogna organizzare dei gruppi coinvolti, che lavorino direttamente nei territori specifici. L'offerta politica va costruita nel tempo e Conte crede che soltanto dando un'idea ed un progetto diverso al paese si possa vincere, adesso come adesso, contro il centro-destra. Il politico ha anche parlato della manifestazione, organizzata il 17 giugno per il disagio sociale. Voi che cosa ne pensate? Condividete le parole di Giuseppe Conte, oppure credete che abbia ragione Elly Schlein? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.